Quelle esperienze straordinarie di un sud che ha una realtà produttiva di eccellenza, qui il Rolls Royce e gli investimenti che si fanno sono di alta tecnologia nel settore aeronautico, dei motori, dei materiali, è una realtà l'EIMA che ha una sorta forte persistenza, tantissimi lavoratori, ma soprattutto ha una previsione di aumento della produzione, quindi aumento anche dei posti di lavoro, e qui sono posti di lavoro duraturi, di qualità. E quindi questo è l'esempio bello del Sud. Noi come regione, io per età me ne sono occupato anche in passato quando avevo la responsabilità di sottosegretario e poi di vice ministro per la ricerca, per una serie di progetti di ricerca che questa azienda fa, perché è evidente che qui non ci sono solo produzione ma c'è innovazione, tecnologie, e si investe molto nella ricerca, quindi ci sono stati tanti progetti di ricerca che sono stati finanziati. E poi ci sono ora il contratto di programma, tante iniziative di perfetta sinergia tra un'impresa che investe e soprattutto lo Stato e la Regione che ci crede e soprattutto poi anche la comunità locale. Noi abbiamo puntato da subito ad aumentare il PIL in ricerca. Nel momento di crisi cosa fai? Investi per il futuro. Che cos'è il futuro? Il futuro è la ricerca e l'innovazione. Quindi la Regione Campania è la prima regione in Italia che investe in ricerca del Mezzogiorno, esclusa la Lombardia che chiaramente ancora è il primato, però nel Mezzogiorno è sicuramente la prima, la più forte, quella che ha preso più risorse nei progetti di ricerca, nei laboratori pubblici privati, nei distretti di ricerca, quindi qui l'innovazione è molto forte e lo vediamo anche proprio nelle aziende.